Minister, due episodi hanno condizionato pesantemente questa partita. Il mani non sanzionato di Minelli nell'area del Sassuolo e il gol di Noselli in net offside. I, gi i giocatori hanno detto qualcosa a proposito della dopopartita? No, me lo, dice, me lo dite voi adesso. Io, non, sinceramente, ero talmente preso a guardare la squadra che un po' meno gli episodi. No, in realtà, una volta il primo tempo mi sembrava fallo dentro l'area, però, probabilmente ho sbagliato. Ero un po le... su Gasbarrone, no, su, Gasbar no, su Bianchi. Se non mi ricordo, probabilmente era, ero lontano visto bene, però i due episodi a cui fa riferimento lei, sinceramente non, vorrei rivederli, ma non, non lo so perché dal campo, sinceramente, cioè dalla panchina molte volte non si riesce a vederlo. Che cosa non ha funzionato oggi nel Torino? Il primo tempo ha funzionato anche perché la squadra mi è piaciuta, la squadra è stata corta, ha giocato, è uscita con buona pressione, pensavo sinceramente che, potesse fare, che potessimo soffrire di più, e, però abbiamo fatto un buon primo tempo. Più passava il tempo, più siamo andati un po' in affanno, Vabbè, non parliamo subito una volta preso il gol perché abbiamo preso un brutto gol e, e lì siamo un po' a, proprio. c'è caduta tutta l'autostima la, e non abbiamo avuto la capacità di, di reazione e lì dovremmo sicuramente cercare di lavorare. Senza Bellingheri ha sdoganato insieme Leon, cioè Gobsov e Loviso a conferma che l'uno non esclude l'altro. No. Eh, credo che abbiamo fatto del Gorobzov, un ragazzo che ha delle qualità, ha fatto una buona partita, poi era stanco, giustamente, eh, è entrato Zanetti, però poi è un calciatore che ha delle buone conoscenze, chiaramente che deve migliorare, perché comunque è un ragazzo giovane, però che può fare sia l'interno che il centrale, perché comunque è dotato di buona tecnica di buona aggressività e quindi è un calciatore su cui sicuramente si può puntare. La cosa è partita di Vicenza l'ultima prima di Natale eh, come si prepara questa settimana insomma, dopo, questa, dopo questa sconfitta e insomma, la partita di Natale l'ultima dell'anno lascia sempre un segno anche per le festività natalizie bisogna... ma quello credo che lo facciano anche a Vicenza lo stesso sì. discorso suppongo però eh, no, bisogna prepararla come si cerca sempre di preparare tutte le partite Ci vuole, bisogna tenersi la rabbia dentro non bisogna uh, fasciarsi la testa non bisogna cadere nella depressione perché è la cosa peggiore che si possa fare Bisogna rialzarsi subito, rialzare la testa, guarderemo insieme gli errori che si sono fatti. Eh, ognuno si farà il proprio esame di, di, di coscienza, come è giusto che sia, ma lo fai anche se vinci, eh, non è che per, per migliorarsi, per primo l'allenatore che è responsabile di questi ragazzi e si, mette, si deve giustamente sempre mettere davanti, io mi metto davanti a loro perché la responsabilità è mia.